Ben trovati e benvenuti al punto sulle notizie realizzato da Vivicentro Network, direttore Mario Vollono. Questura di Enna, individuato dagli uomini della squadra mobile un ladro seriale. La polizia di Stato individua ladro seriale rinvenendo la refurtiva, trafugata al centro trasfusionale dell'ospedale Umberto I di Enna. Ricostruiti 15 furti. Un giovane aveva fatto razzia di ogni bene utile per fronteggiare l'emergenza Covid-19, sottraendo presidi fondamentali, mascherine, guanti, termometri digitali, camici, detergenti, sacche per la conservazione del sangue, apparecchiature per analisi, per il personale sanitario. La squadra mobile della Questura di Enna hanno deferito all'autorità giudiziaria CIA, di anni 24, di Calasci Beta, per furto aggravato continuato ai danni dell'ospedale Umberto I di Enna. Da mesi il centro trasfusionale del nosocomio subiva furti di ogni tipo, regolarmente denunciati. Il ladro. Nel periodo di massima emergenza sanitaria e di carenza di presidi sanitari, aveva trafugato ogni cosa utile per il contrasto e il contenimento dell'epidemia da Covid-19, particolarmente per la protezione del personale sanitario e dei degenti. Le accurate indagini condotte dalla squadra mobile avevano permesso di individuare una rosa di soggetti che potevano aver commesso i vari furti. Le risultanze investigative sono state prontamente rassegnate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna che, immediatamente, ha autorizzato gli investigatori della Polizia di Stato a procedere a mirate perquisizioni. L'attività di ricerca di cose e tracce pertinenti ai reati ha dato esito positivo. Nell'abitazione del giovane di Calasci Beta, CIA di 24 anni, difatti, in alcuni nascondigli di casa aveva occultato parte della refurtiva. Il giovane aveva anche scattato delle fotografie della refurtiva che custodiva sul cellulare, così come altre foto sarebbero state utili per commettere ulteriori furti di oggetti da lui individuati. In occasione dell'attività delittuosa, faceva ingresso di notte nella struttura ospedaliera con la scusa di andare ad accudire la nonna ricoverata per settimane in un reparto. Il ragazzo, dopo un'iniziale reticenza, ammetteva di aver commesso ben 15 furti, asportando ogni cosa che potesse risultare utile. Egli stesso conosceva il centro trasfusionale poiché donatore di sangue, quindi in quelle occasioni studiava cosa e come rubare, oltre a sottrarre oggetti utili da lui utilizzati, come mascherine, detergenti per la sanificazione, termometri e camici. Si è impossessato di molti presidi sanitari solamente per arrecare nocumento all'importate reparto preso di mira, stante che molto del materiale trafugato è stato rinvenuto dagli inquirenti in una scarpata vicino lo svincolo di Enna dell'autostrada Catania-Palermo, dopo il rinvenimento di parte della refurtiva presso l'abitazione dei genitori. Totalmente all'oscuro di quanto commesso dal congiunto, gli agenti della squadra mobile hanno recuperato ogni singolo oggetto della refurtiva buttato nella scarpata. Termina così il nostro momento di informazione. Chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive.